Ciao a tutti merdoni, come va? Spero tutto bene. Oggi parleremo di un argomento che interessa molto i giovani, cioè la disoccupazione giovanile, in Italia e all'estero. Perché esiste la crisi economica? Ci sono di mezzo i massoni che inculano le pecore durante i riti satanici? È colpa degli alieni, oppure di Berlusconi? Andiamo a vedere insieme l'andamento dell'economia mondiale. Questo è un articolo di giornale, che appare annualmente sulle principali testate giornalistiche. La tabella mostra il prodotto interno lordo dei vari paesi del mondo. Il prodotto interno lordo è il valore totale di beni e servizi prodotti in un anno da un determinato paese. Come potete vedere, nel 2013, sia noi che la Spagna eravamo in piena recessione e, per dirla in parole semplici, eravamo nella merda più totale. Nel 2014, invece, ci siamo leggermente ripresi. Più o meno, tutti i paesi hanno i loro anni positivi e negativi, ma ci sono dei paesi in particolare, che alla faccia della crisi economica stanno spingendo come degli indemoniati, da diversi anni. Date un'occhiata alla Cina e all'India. Ma come fanno ad avere quelle cifre spaventose di crescita? Semplice, in quei paesi gli operai non sono persone, ma numeri, non ricevono stipendi, ma elemosina, non vivono, ma sopravvivono. In poche parole, sono degli schiavi, che vivono per lavorare. Ma andiamo a leggere un articolo che spiega perfettamente le condizioni dei lavoratori cinesi. Sono state necessarie le testimonianze disperate che gli operai hanno confidato agli attivisti umanitari, rischiando il licenziamento e la perdita del salario se le loro identità venissero scoperte. In ogni reparto lavorano ragazzi tra i 14 e i 16 anni. Uno sfruttamento di minori che, in teoria, la Cina ha messo fuori legge. Ovviamente, tutto in teoria. La giornata di lavoro inizia alle 7:30 di mattina e finisce alle 21 di sera, con due pause per pranzo e cena. Ma oltre l'orario ufficiale, gli straordinari sono obbligatori. Nei mesi di punta, in cui le aziende estere richiedono più prodotti del dovuto, l'orario diventa dalle 7 di mattina alle 11 di sera, praticamente tutto il giorno, con solo una domenica di riposo ogni due settimane. I lavoratori passano circa 105 ore a settimana dentro la fabbrica. La paga mensile è l'equivalente di 75 euro. Ma il 44% di questo stipendio viene dedotto per vitto e alloggio. Con vitto e alloggio si intende delle camere, in cui si ammucchiano 16 persone o più, che dormono su brandine di metallo. In fabbrica vige un clima di intimidazione e minacce, anche fisiche. È come se non bastassero le inculate appena citate, un mese di salario viene trattenuto dall'azienda, come arma di ricatto, se un lavoratore si licenzia, lo perde. Adesso avete capito come fanno questi paesi a creare così tanta ricchezza? Lavorano come animali e i costi di produzione sono bassissimi. Come fa un paese civile a battere una produzione del genere? È impossibile, quindi, al momento i cinesi e gli indiani ci tengono per le palle, economicamente parlando. A questo punto cosa succede? Le aziende americane ed europee vedono la gallina dalle uova d'oro. E si insinua sempre più l'idea di una delocalizzazione della fabbrica. Cosa significa delocalizzare? Significa prendere una fabbrica italiana, chiuderla e riaprirla in questi paesi, dove la forza lavoro non costa nulla e le tasse sono bassissime. Quindi, le fabbriche di tutta Europa, tartassate dalle tasse, fanno i bagagli e aprono in questi paesi. Ovviamente, le aziende italiane tratteranno molto bene gli operai cinesi che ci lavoreranno, ma i vostri genitori, i vostri fratelli e voi stessi rimarrete con le pezze al culo, senza lavoro e senza futuro. Ora apriamo una piccola parentesi europea. C'è questa leggenda metropolitana che in Europa i giovani vengano apprezzati, strapagati e diventano in due anni dei super manager milionari. Non avete capito un cazzo dalla vita, è finito il tempo della fuga dei cervelli, ormai tutta Europa viaggia di paese in paese, quindi i posti sono diventati pochissimi, anche all'estero. Quindi, se volete provare un'avventura all'estero, fatela pure, ma non illudetevi, perché non esiste il paese del lavoro sicuro.
Il discorso potrebbe andare avanti, ma voglio prima vedere se siete davvero interessati a queste cose, oppure preferite farvi le seghe su Minacraften. Quindi, se avete fatto delle esperienze all'estero, se siete in cerca di lavoro, se avete delle cose da raccontare, potete inviarmi un messaggio privato, scrivendo in maniera chiara e precisa le vostre idee. Le lettere più belle saranno trattate nella seconda parte di questo video, che farò non appena raccoglierò abbastanza materiale. È davvero triste vedere una community italiana, di cui io non faccio più parte, che non parla di queste cose. Anche questa volta sono l'unico a interessarsi di argomenti seri e di spiegarli a voi povere menti narcotizzate dai gameplay di merda. Tanti like per Capobassone, agagagagra. Fortunelli che non siete altro. Mi dovete baciare l'uccello per queste lezioni di vita che vi dono gratuitamente. Bene, penso che per oggi è tutto. Ora vi saluto perché la vita è breve. Ciao a tutti merdoni, a presto.